Buongiorno a tutti dalla Biblioteca Lazzarini, io sono Davide e oggi vedremo come ascoltare in streaming gli audiolibri, in italiano o in tutte le altre lingue, ma anche come scaricare gli audio ebook, che sono degli strumenti importantissimi per l'apprendimento di italiano oppure per chi ha delle difficoltà di apprendimento. Per prima cosa andiamo sul portale Toscana Media Library. Come al solito, selezioniamo la nostra rete e inseriamo le nostre credenziali. Nel menu Tipologie vediamo che la prima voce è Audiolibri. In questa sezione però vedete tutte le risorse comprate dalla rete toscana. Quindi non è detto che siano a vostra disposizione tutte. Infatti qua ci dice non disponibile per la tua biblioteca. Come facciamo a vedere soltanto gli audiolibri disponibili in questo momento? Torniamo su Esplora. Facciamo lo stesso trucco che vi ho fatto vedere l'altra volta con gli ebook. Clicchiamo sulla sezione ebook e vedete che ebook entra nei filtri. Aggiungiamo il filtro solo titoli disponibili ora e vedete che si aggiunge questo filtro. Ora facciamo il trucco. Eliminiamo il filtro ebook e aggiungiamo sempre da tipologie, gli audiolibri. In questo modo i due filtri si sommano e abbiamo solo titoli disponibili ora degli audiolibri. Se clicco, per esempio, su Gianrico Carofiglio che legge Ragionevoli dubbi, ecco il tasto ascolta, clicco, mi carica le tracce Ragionevoli dubbi. e parte il libro. Gianrico Carofiglio. Se volessi invece ascoltare un audiolibro in lingua, torno nel menu delle tipologie, clicco di nuovo su Audiolibri e questa volta non c'è bisogno di aggiungere il filtro solo titoli disponibili ora perché gli audiolibri in lingua sono sempre disponibili. Scelgo per esempio una lingua come l'inglese ed ecco che mi carica l'elenco completo degli audiolibri in inglese. Come vedete sono più di 45.000 e ci sono libri di narrativa e di saggistica. Abbiamo cominciato a raccogliervi i libri di narrativa un po' più famosi, come questi che vedete in alto, che sono in alto soltanto perché sono più consultati, ve li abbiamo raccolti in una lista che vi linkerò nella descrizione del video su YouTube. Vado alle mie liste ed eccola qua, English Audiobooks. C'è Agatha Christie, Nick Corby, Conan Doyle, c'è anche questa drammatizzazione della BBC della saga dei Casalè, con un coro di più di 30 attori, e Hitchhiker's Guide to the Galaxy e Shining. Ovviamente tutte sono ottime risorse per imparare l'inglese, ma di sicuro è più piacevole ascoltarsi un libro che, diciamo, volevamo leggere perché, appunto, di un autore che conosciamo. Sugli audiolibri voglio farvi vedere un'ultima cosa. Su Media Library abbiamo comprato per voi anche degli audio ebook. Sono degli strumenti molto interessanti perché permettono di leggere un ebook mentre lo si ascolta. Sono fatti in maniera che ci sia l'EPUB e l'MP3, cioè il testo a video e l'audio, che si sincronizzano automaticamente a seconda anche della velocità di lettura. Sono particolarmente utili per l'apprendimento dell'italiano, soprattutto se si ha una madrelingua diversa dall'italiano, e sono particolarmente indicati anche per tutti quelli che hanno dei problemi di apprendimento. Vi faccio vedere come cercarli. Non c'è un campo in tipologie esclusivamente per loro, bisogna andare in alto, nella barra di ricerca, e cerchiamo audio ebook al singolare perché lo andiamo a cercare nel titolo del singolo audiolibro. Vedete che ci dà un elenco di 85 titoli. Non sono 85 perché per il solito problema ci sono anche libri come questo che non sono disponibili per la nostra biblioteca. Per ovviare a questo problema, anche per questi ho fatto una lista che anche in questo caso vi linkerò direttamente sul video nella descrizione. Vedete, c'è Audio Ebook,
E sono 21 quelli che abbiamo sbloccato per voi. Facciamo una prova assieme. Provo a scaricare l'audio ebook di Alice nel Paese delle Meraviglie. Se avete già fatto tutte le operazioni nei video precedenti, avrete già installato sul computer Adobe Digital Editions. Se non l'avete fatto, mettete in pausa, andate a vedere sull'altro video come si fa e poi tornate. Quindi, per avere il nostro audio ebook, clicchiamo su Scarica audiolibro e vedete che non è uno streaming, perché ovviamente non ci può far vedere nel browser direttamente su Media Library questa doppia modalità di audio e video, quindi lo dobbiamo scaricare. Come vedete, se abbiamo già installato Adobe Digital Editions, ci dà in automatico la possibilità di aprirlo con questo programma. Ecco che ci ha aperto l'audio ebook, lo metto a schermo intero e vedete che da qui in basso ci permette di scorrere le pagine. Questa pagina è una pagina di presentazione molto interessante che spiega la funzionalità e l'importanza di una lettura combinata con l'ascolto. Questa è una guida, vi spiega appunto come funziona. Banalmente basta andare sulla prima pagina di testo, che è questa. Vedete che c'è precedente, indice, successivo. Questa è la navigazione che vi permette di andare avanti e indietro anche da dentro il testo. E andiamo in alto. Mostra controlli di sovrapposizione multimedia. Vuol dire proprio quel discorso che facevamo prima, sul testo più la lettura. E inoltre ha la possibilità di evidenziare con un colore il testo che viene in quel momento letto. Lasciamo il giallo perché probabilmente è il migliore. Questa è la velocità di riproduzione e ora basta che clicco su Riproduci e partirà la lettura con il testo. Vedete, si evidenzia e Narratore audiolibri parte la presenta lettura Alice nel Paese delle Meraviglie e l'evidenziazione segue la lettura. lettura di Stefania Pinazzoni. Anche il cambio pagina Nella è commissione. automatico. Alice cominciava a sentirsi assai stanca di sedere sulla panca accanto alla sorella senza far niente. Aveva una volta. Bene, direi che con questo è tutto. Se avete qualsiasi domanda o dubbio, non esitate a scriverci. Trovate tutte le informazioni su queste liste che vi ho fatto vedere e su questi audio ebook nella descrizione del video, e non mi resta che augurarvi buona giornata. Ciao a tutti!